L'Europa dà via libera al PNRR italiano. Ora va colta subito una chance irripetibile. Confartigianato dice no all'obbligo di pubblicizzare i contributi dalla PA. Confartigianato autoriparazione al tavolo sull'automotive con il ministro Giorgetti. Dal 9 al 13 settembre torna a Bologna l'evento On Beauty organizzato da Cosmoprof. Il 22 giugno la Commissione europea ha dato via libera al piano di ripresa e resilienza dell'Italia e all'erogazione del 13% di prefinanziamento. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha commentato così la decisione di Bruxelles. Ora bisogna procedere senza indugi per cogliere la chance irripetibile e imperdibile del PNRR, rilanciando la nostra economia e la nostra eccellenza manifatturiera con un gioco di squadra pubblico-privato e valorizzando l'artigianato e le piccole imprese. Sono condizioni irrinunciabili per il successo del piano. È ingiustificato e rappresenta un gravoso onere per le imprese l'obbligo di pubblicizzare i contributi pubblici ricevuti come indennizi e ristori per la crisi provocata dalla pandemia. È quanto sottolinea Confartigianato in una lettera inviata ai ministri dell'Economia, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e della PA, con la quale sollecita il governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l'emergenza epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi che già insistono sulle pubbliche amministrazioni, vincolate a render conto di ogni erogazione. Il presidente di Confartigianato Autoriparazione, Alessandro Angelone, è intervenuto al tavolo dedicato all'automotive, convocato al Ministero dello Sviluppo Economico con il ministro Giorgetti e il viceministro Pichetto Fratin per definire una strategia di politica industriale finalizzata a sostenere la filiera. Il presidente di Confartigianato Autoriparazione ha presentato ai rappresentanti del governo una serie di proposte per sostenere le imprese del settore autoriparazione, a cominciare dalla defiscalizzazione per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli dei cittadini. Anche per le fiere è arrivato il momento della ripartenza e, grazie all'ormai storico rapporto di collaborazione con Cosmoprof, gli associati a Confartigianato potranno fruire di un pacchetto Pullman più ingresso completamente gratuito per visitare l'innovativo On Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna. In attesa del consueto appuntamento rinviato al prossimo mese di marzo 2022, On Beauty si svolgerà quest'anno dal 9 al 13 settembre con un format essenziale per meglio adattarsi alle esigenze degli addetti ai lavori.